Ricordatevelo sempre, tutto questo casino, soltanto nei miei video, io non so, mi sto registrando un attimo con le mani e sarà tutto una merda questo video, perdonatemi. All the voices in my head. Ciao amici, bentornati in un nuovissimo video. Perdonatemi se sono poco assente sul canale. Credo che sia raramente successo sul mio canale, ma sono veramente impegnatissima. Sto registrando di fretta perché oggi vi devo fare vedere un video haul. Infatti ho provato alcuni vestiti prima e adesso sto registrando il video. Infatti ero senza trucco, ma non penso che vedrete questa parte. E infatti non mi sono nemmeno truccata benissimo, non ho messo niente perché sono veramente di fretta. Voglio piangere. Però ok, ci tenevo a registrare questo video perché me lo porto questo video da gennaio-febbraio e vi devo far vedere tutti questi haul. Iniziamo subito, direi, non perdiamoci in chiacchiere. Ovviamente se siete nuovi vi invito ad iscrivervi a questo canale, attivare la campanella per non perdervi i prossimi video, lasciare un bel like, un bel commentino e niente, divertitevi perché con me ci si diverte e basta. Ogni tanto mi capita che qualcuno mi dice su Instagram o anche su YouTube, Stefania, rispondimi ai commenti perché non mi caghi mai. Beh, dovreste essere felici che io non vi caghi mai, perché in teoria non puzzate. Però no, ok, vi prometto che sarò più presente, inizierò a rispondere ai commenti su Instagram, bla bla bla, ve lo prometto, ma capitemi, ci vuole un po' di tempo perché sono veramente fiato sul, col fiato sul collo. Niente, vi voglio fare vedere subito il haul di gennaio, febbraio, marzo, aprile, quello che ho raccolto. Alcune cosette non le vedrete perché ovviamente sono state consegnate alle persone interessate, le quali Maria, che ha fatto il compleanno a marzo, ha fatto vedere che ho speso soldi per il suo compleanno, ma non avete visto che cos'era e non ve lo voglio nemmeno dire sinceramente. Poi ovviamente oggi il 18 di aprile Stefania, la sorella di Francesco, ha fatto il compleanno e anche lì ho speso altri soldi per farle un regalino. Ma non vi voglio dire manco che cosa, vabbè, ve lo dico, una palette, però lì mi ha aiutato Francesco a spendere soldi. Per quella di Maria ho fatto tutte cose da sole, mentre, perché anche Maria ha preso una palette. Mentre per la sorella di Francesco abbiamo diviso le spese, perché è giusto che sia così. E niente, poi cosa ho fatto? Ovviamente essendo Pasqua, siamo in tema Pasqua e vacanze di Pasqua, ho comprato anche l'uovo di Pasqua per Francesco che non ho qui con me. L'ho lasciato a casa di mia zia, l'ho dimenticato lì e praticamente l'uovo di Pasqua ce l'ho lì, quindi non ve lo posso nemmeno fare vedere perché ho dimenticato a fare anche la foto. E niente, adesso inizierei col primo acquisto che ho fatto gennaio, febbraio, non mi ricordo, e sono, ragazzi, mi sono tolta questo sfizio, dopodiché sono diventata povera, ASMR praticamente. Non sono originali, cioè sono sottomarca, ma chi se ne frega. Oddio. Gli stivali lunghi, lunghi, gli stivali lunghi, lunghi, piripiri, piripiri, piripiri. Perché li ho presi allora? Io li avevo trovati neri, dalle mie parti, dove sto io, uguali, neri. Però cosa è successo? Avevo soltanto 8 euro nel portafoglio, ero in compagnia di mia mamma e mia mamma facendo la spesa praticamente al mercato è rimasta soltanto con 2 euro. Io avevo 8 euro e questo della bancarella li vendeva a 12. Ovviamente io avevo lasciato i soldi a casa gli altri perché io conservo anche i soldi a casa. Perché vi devo fare sapere i fatti miei, però so che a voi piace quindi ve li racconto queste cose. E niente, praticamente ritorno a casa dopo che mia mamma mi ha convinto, ah, li cerchi da una vita, li vuoi, non ne hai a casa altri stivali, comprateli, ok, chi se ne frega, tanti soldi vanno e vengono, alla fine quando posso qualcosina me la guadagno e vado a casa, prendo sti benedetti soldi, niente, vado lì e vedo tutti i miei sogni infrangersi, perché ho un schifoso pelo nel naso e non se ne vuole andare, vedo tutti i miei sogni infrangersi perché una ragazza, cioè ragazzi la scena è stata questa, questi erano gli stivali appesi sulla bancarella, questa era la mia mano, così. Poi è arrivata un'altra ragazza. Fate finta che adesso la mia mano è scomparsa, ok? Arriva un'altra ragazza, poppete, se li prende. Adesso no, non se li sta comprando, non se li sta comprando, non se li sta comprando. No, esce 12 euro dal portafoglio e se li compra. Beh, ci sono rimasta malissimo, volevo piangere in quel momento, ve lo giuro. Mia mamma mi ha visto sbiancare in faccia, Tomma, cioè io, perché li volevo da una vita. Sabato, 2 sabati successivi. Esco con Francesco alla fiera. La fiera è ovviamente un mercato gigante a Catania, praticamente vedetela così. E per curiosità dico a Francesco: senti, vediamo se trovo gli stivali. Ma giusto per curiosità, che prezzi hanno, se li trovo uguali. Niente, ho trovato gli stessi stivali, solo di questo colore.
a 10 euro. Io ho risparmiato praticamente 2 euro. Niente, li ho presi, li ho messi soltanto una volta perché poi si è messa a piovere e adesso fa troppo caldo per metterli, perché tengono veramente caldissimi, credo che siano in camoscio, infatti ho paura a rovinarli. Niente, ci tenevo tantissimo e finalmente ce li ho pure io. Sono, guardate, nuovi, 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 nuovi ancora. Ottimi, sti valetti. Niente, io vi volevo rendere partecipe di questo perché sì, ragazzi, finalmente una gioia ogni tanto. Non saranno neri, però alla fine questi li posso adattare anche come voglio io. Chi se ne frega, in poche parole. Ragazzi, mi sono rimasti soltanto 2 minuti di autonomia, dopodiché la fotocamera si spegne, perché lo sapete, autonomia di 8 minuti, quindi sarà per raccontarvi degli stivali, dell'aneddoto degli stivali. Ho parlato tantissimo, vabbè, ma tanto a voi piace quando io parlo tanto, se no mi confondo. Una cosa brevissima, sempre alla fiera, il giorno in cui ho comprato gli stivali, ho comprato queste 3 paia di calze, che adesso vi devo fare vedere. Io le piego così per non perderle, per non spaiarle. Ecco, hanno questo tema, questa trama così, con le foglioline, con le piume. Adesso mi tocca di nuovo ripiegarle. E sono 3 paia, le ho prese 1,30 euro, 1,20 euro, comunque sì, una cosa del genere. Ovviamente sempre zona centro, all'Eurospin, ho comprato anche questi salvaslip, che fa anche rima, perché sono una divoratrice di salvaslip nel periodo premestruale e dopo, praticamente, e anche durante, sto scherzando, però prima e dopo io ovviamente poi li uso, prima in alcuni giorni quando mi sento mal di pancia, mi devo arrivare, quindi per sicurezza li metto, e poi quando finisce il ciclo e rimangono quelle macchie di schifo, li metto, quindi ho comprato anche questi 1 euro in offerta. E dovrei fare scorta, no, mi pare che li ho comprati anche, ma sono conservati. Li ho conservati, mamma, non so dove cavolo li abbia messi, ma ho comprato altri salvaslip, sempre a 1 euro in offerta. Rimanendo nelle zone intime, vi ho fatto vedere le calze, vi ho fatto vedere i salvaslip, io avrei comprato anche 4 reggiseni, solo che mi vergogno a farvi vedere. Il primo lo vedrete praticamente durante gli haul, quando vi farò vedere, durante l'haul, quando vi farò vedere le altre cose che ho acquistato. Si intravede più che altro, però mi vergogno a farvele vedere perché noterete la mia coppa che manca praticamente. I modelli, insomma, ok che non li indosso, però solo per vedere, quindi farò tipo flash, faccio vedere, passo e voi capirete che cos'è. Va bene, la pazienza, ve li faccio vedere. Dunque, questo piccolo reggiseno qui a 2,50 euro, sempre al mercato, con questa trama qui è blu. Ragazzi, basta, mi sono vergognata, non li voglio fare vedere più. Faccio proprio così veloce, capitevi, non ce la faccio a farvi vedere le mie cose personali, quindi olè, 1 e 2, il terzo era quello blu e poi l'altro che indosso. Perdonatemi veramente, non so nemmeno se questa parte la farò vedere, mi vergogno troppo. Ho comprato sempre dal mercatino, ragazzi, lo sapete, sono povera come la merda, quindi acquistiamo nelle bancarelle. Questa magliettina qui che ho indossato sabato per andare fuori a mangiare con Francesco, questo qui molto carino, questo golfino, ovviamente nel video renderà meglio, a 3,50 euro, adesso non ricordo. Questa qui rossa che ci sono rimasta malissimo perché mi sta un po' grande, non so se la darò a mia zia oppure la farò stringere, però mi piace troppo, credo che me la farò stringere da mia zia visto che lei ce la fa. Guardate quanto è bella, semplicissima, rosso, poi a me il rosso, no, per vantarmi, però mi sta veramente bene. Poi avevo voglia di variare, siccome mi vesto tipo troppo a grande certe volte, invece per l'età che ho mi dovrei vestire un po' più giovanile, ho pensato di comprare qualcosina di più sbarazzino, quindi ho preso questa canottierina qui, già c'è un mio capello, perché perdo capelli come se fossi una gatta, con una farfallina centrale, con questa fascia qui e una cinturina molto semplice. L'unica pecca è che è poco trasparente e mi vergogno, però vabbè, vediamo poi come devo risolvere, magari metto un toppino oppure chi se ne frega, cammino così, tanto mica sono nuda, il reggiseno sotto. E poi questo è stato amore a prima vista, con questo vestitino qui, ma che cosa sai? Dov'è? Questo, oh, che cosa sei? Che cosa sei? Un vestitino. Ovviamente anche Willy Bar. Questo è stato il mio video haul. Non so perché sto parlando a bassa voce, ma mi vergogno. E forse perché non lo so, non sono più abituata. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un mega bacione che vi sta arrivando. E noi ci si becca al prossimo video. Sayonara! Stavo dimenticando la parte più importante, credo. Visto che ci tengo, lo sapete, vi voglio veramente bene.
Volevo anche augurarvi una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, quindi adesso vi saluto veramente. Vi mando un mega bacione che vi sta arrivando e noi ci si becca al prossimo video. Sayonara!